Torneo Mundialito edizione Major, Re Jesus batte Scarsenal 7-3, siamo qui con Lino Pugliese e Mattia Casola. Allora Lino, partiamo da te, era uno scontro testa coda, te lo aspettavi così difficile, complicato? Cioè poi l'avete resa facile chiaramente poi dopo al termine della gara, però la gara è stata in bilico. La gara, diciamo, non siamo venuti qua per prenderla sotto gamba, diciamo, siamo venuti con la stessa mentalità di sempre. Però sappiamo che pure in questo torneo ci sono tutte squadre ben organizzate, eppure l'ultima in classifica si è visto il risultato che ci ha dato filo da torcere. Complimenti veramente alla squadra avversaria. E che dire, siamo soddisfatti di questo risultato. Adesso ci aspettano altre tre finali, perché ogni partita per noi è una finale. E da giocarla a testa bassa e puntare all'obiettivo di sempre. Mattia, una tua considerazione sulla gara, dove l'avete vinta secondo te questa squadra? La forza mentale e fisica di squadra, comunque noi facciamo differenza nella squadra, non individualmente, anche se individualmente emergiamo, diciamo, nel finale, però comunque la squadra che fa risultato, quindi l'abbiamo vinta di squadra questa partita. Lino, tu dove prendi tutta questa voglia, questa grinta, ogni partita? Qual è il tuo segreto? Il mio segreto, diciamo, è il Signore. Mi sembra magari per qualcuno che mi possa prendere per pazzo. Ma è Dio veramente che mi dà tanta forza, anche avendo qualche chiletto in più, pure io mi domando a volte come faccio a correre così diciamo abbastanza dal peso che ho. E presto lo scenderò questo peso perché lo posso dire. Guarda, l'edizione scorsa ti fece una domanda, cioè, ti chiesi se quello dell'edizione precedente era il miglior Re Jesus che tu avessi mai appunto creato, comunque, di cui avessi fatto parte. Quest'anno invece è ancora meglio dell'edizione scorsa? Assolutamente sì, perché diciamo che più anni passano, più questa squadra, diciamo, migliora, come dice pure mio figlio, e diciamo ci amalgamiamo sempre di più e puntiamo sempre, come detto prima, all'obiettivo di la vittoria, diciamo, del torneo. Mattia, tu sei uno dei più attenti a seguire il mondialito, eccetera. Secondo te chi è l'anti-Jesus? Ma credo che come organizzazione, come ha detto Lino prima, le squadre sono abbastanza competitive tutte quante. Forse il Boys Vesuvio che ci tiene testa dietro, che diciamo è dietro di noi, che affronteremo a breve. La vedo una grandissima squadra, una buonissima ante Re Jesus, anche se comunque noi non abbiamo nessun anti, perché noi puntiamo a vincere ogni partita come sempre. Anche questa qua, dalla classifica sembrava facile, ma non è stata facile, anche perché un po' l'ho compromessa io con un errore mio, però diciamo la squadra è uscita fuori e è giusto che sia stata così, comunque abbiamo dominato una partita. Io dico che l'anti Re Jesus, diciamo, sono tutte, perché giustamente essendo la campione in carica tutti vogliono vincere contro di noi, quindi è normale che nessuna partita viene presa sotto gamba, quindi tutte le squadre dall'ultima in classifica alla seconda sono tutte anti Re Jesus, sinceramente parlando. Va bene Lino, chiudiamo con uno spazio dedicato ai saluti, alle voglio fare questa dedica a mio fratello Jenny Zuppardi, che è il calciatore della Sanità, con una presta guarigione, che Dio lo possa veramente guarire e benedire sempre, perché mio fratello veramente conosciuto qua sul campo grazie pure al Mundialito. Va benissimo ragazzi, alla prossima, ciao.